Anche quest'anno è stata una festosa invasione di alcuni degli spazi pubblici più importanti di Pistoia la scena che ha proposto la manifestazione Extempore, concorso che ha tagliato il traguardo della 40ª edizione. Un concorso per giovani artisti organizzato per la prima volta dunque molti anni fa dalla scuola media Angelo Roncalli, che nel corso del tempo ha visto aderire tante scuole della provincia, inclusi istituti superiori. Come è stato appunto per l'edizione 2014, realizzata dall'Istituto Comprensivo Roncalli Galilei, che ha riproposto una prova pratica di grafica e pittura per la quale gli studenti sono stati chiamati a scegliersi uno scorcio caratteristico, un dettaglio architettonico di particolare suggestione da ritrarre, e la scelta dei soggetti non è mancata. Visto che la manifestazione ha visto centinaia di studenti, il numero complessivo ha sfiorato i 1300, dislocati tra Piazza del Duomo, Piazza della Sala, Ospedale del Ceppo, Piazzetta Romana, Piazza San Bartolomeo, Via degli Orafi con la Galleria Vittorio Veneto e Piazza della Sapienza. Una vera, colorata e gioiosa invasione di alcuni dei più belli spazi del centro storico cittadino, il cui risultato, cioè quel che i ragazzi hanno realizzato, sarà oggetto della selezione a maggio di una giuria formata da docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado coadiuvati da esperti esterni. Dal 14 al 21 maggio i lavori degli studenti saranno esposti in una mostra nell'atrio di Palazzo Di Giano, dove il pomeriggio del 21 stesso si svolgerà la premiazione del concorso.